ultimo giorno, ma non ultima volta, prima delle nostre e delle vostre meritate vacanze. E vi ho dato appunto degli input in quest'ultime puntate per essere e per tornare alla gioia. La pace, la gioia, la preghiera, il servizio agli altri. E oggi vorrei chiudere proprio facendovi un regalo, ma che non è mio. È una bella preghiera, la preghiera famosa, una preghiera di Tommaso Moro, San Tommaso Moro, il quale fa e chiede al Signore cosa? Il dono del buon umore. Vi ricordate quando, leggendo il testo, quando il maestro parla al cuore, noi abbiamo sentito quell'invito a chiedere a Dio il dono del buon umore? Bene, oggi lo facciamo con queste bellissime parole di Tommaso Moro. Perché dobbiamo chiedere l'umorismo, il dono dell'umorismo al Signore? Perché, come dice Papa Francesco, l'umorismo è una grazia. E l'umorismo è una grazia perché ci aiuta a riconoscere i nostri limiti, a ridere dei nostri limiti, dei nostri sbagli, delle nostre ombre, oltre che a sminuire anche gli sbagli degli altri. Ma sentiamo quello che ci dice San Tommaso Moro. Dammi, o Signore, una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, col buon umore necessario per mantenerla. Dammi, o Signore, un'anima santa che faccia tesoro di quello che è buono e puro, affinché non si spaventi del peccato, ma trovi alla tua presenza la via per rimettere di nuovo le cose a posto. Dammi un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che io mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io. Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo. Concedimi sempre la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad altri. Amen. Vedete come questa preghiera ha una ricchezza non solo di umanità ma anche di teologia. Pregatela e insieme diciamola ogni giorno e veramente io credo che troveremo quella gioia, troveremo quel sano umorismo che è grazia. Buone vacanze a tutti e ci vediamo a settembre. Ciao!